Siamo qui stasera per presentare il libro del dottor Alberto Mariantoni, intitolato Le storture del male assoluto, i crimini fascisti che hanno fatto grande l'Italia, che non vuole essere né un'opera letteraria né tantomeno un'opera storica, ma un semplice lavoro di ricerca che nasce dalla riflessione di un uomo di pensiero che è nato 18 mesi dopo la guerra mondiale e che quindi è cresciuto tra quelli che sono stati i postumi della Grande Guerra. Una sorta insomma di caccia al tesoro dunque, quella della ricerca del dottore, come egli stesso definisce nel testo. Ma prima di ascoltare i contenuti dell'opera, vi vogliamo far vedere un filmato. Recupero! Rivolgere un elogio alla gente di Puglia, perché è feconda e crede coi fatti nell'unico primato che veramente conta nella vicenda, nella lotta dei popoli, il primato dei figli, il primato della vita, poiché solo la gioventù guarda con occhi impassibili e freddi tutte le difficoltà che la venire fuori innanzi alla marcia di un popolo che vuole ascendere agli orizzonti del benessere e della grandezza. Ma la cancellazione dei vecchi termini non sarebbe stata sufficiente se il regime fascista non avesse agito in estensione e in profondità in tutta l'Italia meridionale. Questo era un problema che ricorreva nei programmi elettorali attraverso i quali le vecchie clientele politiche cercavano di conquistare delle posizioni quasi sempre di ordine personale. Oggi la questione meridionale non è più all'ordine del giorno, tutta la Puglia. E oggi, in un periodo di profondo rinnovamento, questo rinnovamento sarà aiutato da Roma, ma voglio elogiare in particolar modo anche voi, camerati di Lecce, perché avete dimostrato coi fatti, i quali soli contano, che sapete astrarre dai particolari interessi della vostra città quando interessi di più grande portata siano in gioco. Non solo non avete protestato, avete accettato e compreso la decisione del governo che creava le due nuove province di Brindisi e Milano. E la vecchia terra del Salento preso ora le province. Ma voi avete inteso che questa era una necessità di carattere nazionale. Questo dimostra la vostra sensibilità patriottica, la vostra disciplina nazionale, dimostra il vostro grado alto di civismo. È un esempio che voi avete dato alla intera.
comprendere. Essa è un elemento fondamentale per la ricchezza e l'avvenire della nazione. Se vi è terra dove il fascismo è diventato un patrimonio della coscienza degli individui e delle masse, questa è la vostra terra, è la terra in cui... Io sento la vostra altissima temperatura ideale. E se domani la rivoluzione chiamerà, voi rispondete come un solo uomo. Ognuno di voi e tutti gli italiani di tutte le categorie, dalle città ai villaggi ai casolari, sente che la patria italiana è oggi una realtà piena di vita e di speranze. È una realtà che ci permette di marciare decisamente incontro al futuro. È la certezza dei nostri spiriti. Noi crediamo che l'Italia, sotto la guida del Littorio, inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie, attingerà i suoi destini. Allora, dicevo, prima di entrare nel vivo del testo e di ascoltare il dottor Mario Antoni, volevo salutare e passare la parola a Daniele Milella, segretario provinciale della destra. Buonasera. Grazie. Io devo ringraziare Pierino per l'invito e il professor Mario Antoni, perché nell'Italia dal dopoguerra, l'Italia che ha perso la guerra e quindi l'Italia nella quale la storia l'ha scritta chi vince, è davvero difficile poter parlare di un fenomeno complesso e articolato come il fascismo senza correre il rischio di essere accusati di apologia di fascismo, che peraltro è un reato ancora previsto dalla nostra Costituzione. Si può parlare di quel fenomeno soltanto in determinati termini, e se lo si fa in termini discordanti da quella che è l'impostazione, voglio dire, di regime, può essere provocatorio se detto da me, che sono l'esponente di un partito che oggi si colloca contro il regime, se si ha delle opinioni discordanti rispetto a quelle decise dal regime, ovviamente non si è più considerati come ricercatori storici o ricercatori della verità, ma si è considerati come dei tifosi, degli ultra di un fenomeno che purtroppo deve essere considerato per forza negativo. E quindi ecco perché ho accettato l'invito a partecipare a un incontro di questo genere, perché io credo che oggi sia arrivato il momento in cui il nostro paese debba avere la capacità di fare i conti con la propria storia e debba avere la capacità di storicizzare un periodo sottraendolo dal dibattito politico per consegnarlo solo ed esclusivamente al dibattito della critica storica. Due settimane fa ero a cena con Francesco Storaci, mi chiedo scusa se vi parlo di un episodio personale, ma mi è venuto in mente. E lui mi raccontava del viaggio che aveva fatto un mese prima in Francia, perché era andato a incontrare Marine Le Pen. E lui mi ha detto che a un certo punto, mentre camminava per le strade di Parigi, ha fermato un poliziotto e gli ha chiesto
mi scusi, ma perché in Francia non c'è neanche una strada, qui a Parigi, o una piazza dedicata a Napoleone? Il poliziotto lo ha guardato e gli ha detto: signore, tutta la Francia è dedicata a Napoleone Bonaparte. La Francia ha saputo fare i conti con un personaggio come Napoleone, che porta con sé luci e ombre come Mussolini, che è stato controverso, che se vogliamo è stato molto più autoritario dello stesso Mussolini, e se facciamo i conti ha mandato a morte molte migliaia di giovani francesi e forse molti di più di quanti ne abbia all'attivo Mussolini. Però la Francia ha avuto la capacità di storicizzare Napoleone, ha avuto la capacità di fare i conti con la rivoluzione francese e lo ha fatto molto presto, perché pochi anni dopo la morte di Napoleone un altro Bonaparte è tornato presidente della Repubblica Francese e poi è diventato imperatore del Secondo Impero. Questo quindi denota una piccola immaturità o una grande immaturità culturale, penso io, del popolo italiano, il quale purtroppo, anche per induzione, perché la storia si studia sui libri di scuola e i libri di scuola sono scritti in una certa maniera, quindi per induzione nell'immaginario collettivo è portato a guardare al fascismo e a vederlo come a un fenomeno totalmente negativo e a non considerare quelle, come le ha chiamate lei provocatoriamente, storture del male assoluto. Quando penso alle storture, io che sono barese non posso fare a meno di pensare a un colosso come Araldo di Crolla-Lanza, che delle storture del fascismo è stato forse il più grande interprete, perché il fascismo non è stato solo il regime, ma è stato anche e soprattutto gli uomini che lo hanno fatto e che servendolo hanno fatto in quei 20 anni l'Italia. Quella Italia che oggi, che quest'anno festeggia 151 anni e molto spesso pensa, sembra che ne voglia festeggiare solo 131, perché 20 di quegli anni vengono ogni volta derubricati e cancellati. Ebbene, di Crolla-Lanza, l'uomo delle bonifiche dell'Agro Pontino, l'uomo che ha fatto le strade e le autostrade del nostro paese, penso alla Statale 16, che congiunge Brindisi a Pescara, è stata voluta da Araldo di Crolla-Lanza, e quando si passeggia per la Statale 16 e si passa nella zona di Foggia, basta guardare a destra e a sinistra e ci sono ancora quelle case con la scritta Opera Nazionale Combattenti. Pezzi di terra sottratti ai latifondisti che non le coltivavano e dati agli uomini che avevano combattuto per la patria, ai quali al posto di una medaglia gli è stato dato un pezzo di terra e gli è stato detto: coltivala e con quel tuo sudore quella terra sarà tua e potrai lasciarla ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Oggi quei terreni sono della progenie di quegli uomini che li avevano ricevuti in dono dallo Stato. Penso a la costruzione del grande impianto legislativo italiano e voglio pensare anche ad un aspetto culturale. Io credo, e posso dirlo senza tema di smentita anche da parte dei più faziosi, che il più grande merito che abbia avuto il fascismo in Italia sia stato quello di creare non lo Stato ma la nazione italiana, che era nata da pochi anni, e soprattutto quello di aver creato il popolo italiano. È quello di aver dato anche una disciplina e una dottrina degli uomini che lo hanno servito. Siccome la presentazione è del suo libro e quindi non è giusto che parli io, voglio lasciarvi raccontandovi un aneddoto che riguarda Araldo di Crolla-Lanza, che è stato tramandato da alcuni dei miei familiari che hanno avuto il piacere di incontrarlo. Nel 1930, è anche un fatto di attualità, ci fu un terribile terremoto nel Vulture. 1.404 vittime e più del 70% delle abitazioni distrutte. Mussolini chiamò Araldo di Crolla-Lanza, all'epoca ministro dei lavori pubblici, al quale a ogni consiglio dei ministri Mussolini doveva ricordare che era ministro del Regno d'Italia e non della città di Bari, e gli disse: eccellenza, entro un anno gli italiani che hanno perso la casa devono riaverla. Passate dalla Banca d'Italia, c'è una mia lettera che vi dà un credito illimitato, ritirate i soldi che vi servono e ricostruite le case, ci vediamo fra un anno per la consegna delle case. Araldo di Crolla-Lanza si fece installare il vagone di un treno, dormì per un anno
nel vagone del treno, ogni mattina si svegliava alle 4, lui, ministro dei lavori pubblici, e andava a seguire i lavori personalmente. Dopo un anno, quando i lavori furono terminati, andò a Palazzo Venezia per dare la notizia a Luce. E alla fine del colloquio, mentre si apprestava ad uscire dalla famosa sala dello Zodiaco, cui Mussolini aveva lo studio, lasciò, del mappamondo, ha ragione, lasciò una valigia sulla scrivania del Duce. Mentre il colonnello usciva, il Duce aprì questa valigia e scoprì che c'erano 4 milioni di lire all'interno della valigia. Al che, sbalordito con la sua voce stentorea che abbiamo chiesto, sentito poco fa, disse: di Crollalanza. Di Crollalanza si girò: ditemi, Duce, cosa sono questi soldi? Duce: quelli sono i soldi che sono avanzati. Ringraziamo il segretario e prima di ascoltare il professor Mariantoni vediamo insieme chi è il dottor Alberto Bernardino Mariantoni. Nasce a Rieti nel 47, laureato in scienze politiche e specializzato in economia politica, islamologia e religioni del vicino oriente. È ugualmente master in vicino e medio oriente, politologo, scrittore e giornalista. È stato per più di 20 anni corrispondente permanente presso le Nazioni Unite di Ginevra e per circa 15 anni sul tamburino di Panorama. Ha collaborato con prestigiose riviste internazionali, tra le quali citiamo Le Figaro, Diario di Lisboa, Il Giornale del Popolo, Antenna 2, Le Martin e tantissimi altri. È esperto di politica estera e di relazioni internazionali, con particolare riferimento ai paesi arabi e musulmani dell'Africa centrale ed occidentale. Ha condotto decine e decine di inchieste, di reportage in zone di guerra e di conflitti politici. È autore di oltre 300 interviste ai protagonisti politici ed istituzionali dei paesi del Terzo Mondo e della vita politica internazionale. Ha insegnato presso la scuola di formazione Contina dei giornalisti di Losanna. È stato professore invitato presso numerosissime università europee e vicino orientali. Ha scritto altri testi, tra i quali ricordiamo Gli occhi bendati sul golfo o Nuova oggettività e infine, appunto, Le storture del male assoluto, i crimini fascisti che hanno fatto grande l'Italia, della quale il professore adesso ci parlerà. Va bene, sentite? Si sente la voce? Dopo questa presentazione, diciamo, non si sente, pronto? Pronto, si sente adesso? Ecco. Dopo questa, a me è sembrato un po' un sabotaggio fare una conferenza dopo il discorso del Duce, il discorso del segretario del partito, voglio dire, io adesso cosa vi racconto? E allora prendo spunto, perché a me piace fare delle conferenze prendendo spunto dalla realtà, come sempre, come ognuno, diciamo che per educazione, nei confronti di chi ci fa l'onore di presenziare a queste presentazioni, è evidente che ognuno di noi si prepara, no? Il conferenziere. Cioè, no? Però ogni volta quella preparazione resta lì, è come una cosa che ho scritto per finire per me, perché la realtà è come noi. Conduce su altre strade per utilizzando nuovi argomenti che sono legati al reale. Cioè l'amico camerata qui vicino ha espresso alcuni punti di vista, ha ricordato alcune cose e quindi è inutile che adesso faccia l'introduzione di quello che già ha introdotto. Quindi il ricercatore non fa altro che come si può dire, precisare quando il fascismo, che il fascismo è uno di quei periodi della storia che sembra uscito dal cappello del mago. Noi accendiamo la televisione, tutto benissimo prima, poi il fascismo finita, finalmente ci siamo liberati, benissimo, prendiamola per vero, ma è una cosa che è uscita dal cappello del mago? Oppure c'è stata una sequenza della vita e della storia che ha portato inevitabilmente o evitabilmente a quel periodo che abbiamo chiamato e definito il fascismo.
Allora, la storia cosa ci dice? Ci dice innanzitutto che quando Mussolini prende il potere, l'Italia era un paese che da 1385 anni, cioè dalla caduta dell'impero romano, non era più indipendente né sovrano. La stessa Unità d'Italia nel 1861 è stata un'Unità d'Italia formale, perché lo stesso Massimo D'Azeglio dice: abbiamo fatto l'Italia, ora bisogna fare gli italiani. Chi li ha fatti gli italiani? Prima domanda, chi li ha fatti gli italiani? Lui lo ha accennato. Ma non è che un giorno prende il potere e fa gli italiani, cioè non è che c'è una fabbrica per fare gli stampini, gli idee. Quindi quando andiamo a rileggere attraverso la storia l'iter, noi vediamo che il fascismo prende il potere, ma prende il potere e subito dopo che cosa fa? Fa la riforma della scuola. Guarda caso, la riforma dello Stato, e dopo nel 1932 comincia a fare, cioè 10 anni dopo, l'ideologia del fascismo. E questo è il punto centrale, perché ci sono due immagini del fascismo che vanno, secondo me, precisate. Cioè, il fascismo, quello che è stato, e adesso ne parleremo e capiremo come e perché è stato e come è stato, e poi c'è l'immagine che è stata diffusa sul fascismo, che o è la caricatura o è qualcosa che esprime malvagità, negatività, cioè viene tacciato di tutti i mali del mondo. Benissimo, infatti io l'ho intitolato Le storture, cioè due negazioni nella stessa frase, le storture del male assoluto, cioè siccome è il male assoluto, quindi sottolineo che sono storture. Queste due immagini, secondo me, soprattutto la seconda, è voluta, è stata voluta, e non solo dagli antifascisti, che è normale, cioè, chi era nemico dipinga il ritratto del nemico nella peggiore, sotto la peggiore specie, sotto la peggiore ombra. Quello che invece non si capisce, come mai un fascismo che era nato con dei presupposti, adesso li vedremo, tutto a un tratto diventa la destra. Ma scusi, non è la stessa, cioè, questo è un partito. Sì, però ecco, no, diventa la destra, diventa il movimento sociale. Io mi ricordo, ero bambino, perché queste cose sono immagini che però i giovani non le hanno. Ero 5 anni, 6 anni, mio padre, che era stato combattente della Repubblica Sociale, naturalmente si era iscritto al MIS, come erano i ramenghi, erano, come si può dire, gli orfani del Duce, no? E mi ricordo le discussioni che avvenivano nella sezione di Rieti del Movimento Sociale, quando i dirigenti cercavano di vendere che il movimento sociale è la destra, però non è la destra economica, è la destra politica, sediamo a destra perché a sinistra ci stanno i comunisti, se no ci confondiamo. Cioè, questi discorsi sono rimasti nella mia memoria e io non capivo, e vedevo mio padre che si innervosiva, perché dice: ma come, abbiamo fatto 6 anni di guerra, gli unici al mondo che abbiamo fatto 6 anni di guerra contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze, di tutto l'oro della terra. Queste sono parole di Mussolini, 10 giugno 1940, cioè non è stata un'invenzione di mio padre, perché poi ho verificato anche queste cose, poteva essere anche una, come dire, un'illusione ottica del mio genitore. Invece no, cioè chi aveva combattuto sapeva benissimo per che cosa stava combattendo. Chi ci credeva, naturalmente, chi non ci credeva non vedeva l'ora andare via, è naturale. Ma nel dopoguerra c'è stata, come dire, una specie di forzatura tale che il fascismo, che era nato con certi presupposti, noi quando oggi vediamo la storia, vediamo che dentro il fascismo c'era l'anarchico Arpinati e c'era il monarchico De Bono, De Vecchio,
c'era il socialista rivoluzionario Rossoni e c'era il sindacalista Michele Bianchi. Ma sì, c'è Nicolino Bombacci, eccetera, eccetera. Adesso tutto questo, come mai può coesistere dentro a quello che fu il fascismo l'anarchico, il monarchico, il nobile e l'operaio solaro? No, dico, come mai? Ecco, questo è quello che purtroppo, non dico gli antifascisti, lo ripeto, lo sottolineo, non è colpa loro, è normale, e quelli sono contro e quindi raccontano quello che gli conviene, che quello che il fascismo avrebbe dovuto essere, così uscivano meglio da questa situazione. Quello che è grave è che quelli che si sono definiti fascisti o neofascisti hanno fatto del tutto per, è un'ipotesi, non è una certezza, però questa è la realtà, cioè modificare quello che era la natura di questo fascismo, che adesso vedremo perché sembra una cosa così detta a caso, e di un mosaico immenso che era il fascismo abbiamo tirato fuori una tessera di questo mosaico, abbiamo detto questo è il surrogato del fascismo. Cioè, il neofascismo nasce con questa castrazione. Il fascismo era questo tutto, però è stata presa questa tessera per dire è quella che ci conviene oppure quella che mi fa più comodo, non lo so adesso, non sto nella testa di chi ha deciso queste cose, però ha fatto molto più danni questo che l'antifascismo nei confronti del fascismo. L'ho vissuto sulla mia vita, cioè nella mia esperienza. Il giorno che ho deciso di fare questo libro molti si domandano ma come? Uno che conosce da Talete, Anassimandro, Anassimene, Anassagora, Zenone di Elea, cioè uno specialista delle religioni che conosce, come si può dire, legata di Zarathustra, la Torah, la Mishnah, la Gemara, lo Zohar, cioè uno che è specialista di questo, cosa c'entra, no? Cosa c'entra con il fascismo? Non c'entra nulla, ma in effetti non c'entra nulla. Però è la stizza dell'intellettuale, del ricercatore, che non accetta la storia camuffata, mascherata, la storia forzata, la storia, i latini dicevano historia magistra vitae, la storia è la maestra della vita, ma una maestra, se noi la imbavagliamo, gli mettiamo il burka, la nascondiamo sotto il tavolo, non può essere maestra perché non può parlare, non può sentire e noi non la possiamo vedere. La storia, sono stato ultimamente a Forlì a fare più o meno la stessa cosa che sto facendo questa sera, naturalmente ogni volta la faccio diversa, non mi piace di ripetere. Era presente tra il pubblico il sindaco di Predappio, che è un geologo e si chiama Frassinetti. Io non lo conoscevo, non l'avevo mai visto, non sapevo nemmeno che esistesse, direi la verità. Quando ha sentito questa mia presentazione si è alzato, sono il sindaco, è venuto lì, si è seduto, ha passato il microfono. Lui, un ex comunista, attualmente del PD, che dice, uno che ha adesso 38-40 anni, quindi è giovane rispetto a me, quindi io ho 25 anni di più, che dice, io sono vissuto 40 anni della mia vita, mi hanno messo dentro una scatola, cioè la testa dentro una scatola, imbottita, e mi hanno detto è questo, e io qui scopro che c'era qualcos'altro. Noi abbiamo buttato, ha fatto questa espressione, l'acqua sporca con i bambini. E questo è importante, detto da lui, è normale, lui è diciamo un neofascista. Ma Frassinetti non è un neofascista, è un comunista, cioè uno del Partito Democratico attuale, una persona intelligente, capace, competente, un professionista stimato, almeno poi mi sono informato. Perché dice questo? Giustamente perché si rende conto di una realtà che purtroppo è stata nascosta. Noi la mattina, quando ci svegliamo, dicevo con un amico qui poco fa, fumandomi una sigaretta qui fuori, accendiamo la luce, andiamo al bagno, apriamo il rubinetto, ci laviamo, ci facciamo la barba, ci pettiniamo,
poi andiamo al gabinetto, giriamo la catena, diciamo. Queste tre piccole banalità che noi non sappiamo nemmeno da dove vengono. La scoperta è la mia amica con la quale sono venuto da Ginevra. Ieri sera andavamo in giro, andiamo a prendere un gelato, un caffè. Dice, guarda, qui c'è un tombino col fascio, guarda, qui c'è una fontana col fascio, qui c'è... Non so se ho reso l'idea quello che sto dicendo. Noi non lo vediamo più, perché viviamo ogni giorno in questa realtà. Un'altra volta venni con un'amica col treno, tutte le stazioni, questa dice, questa Mussolini, non parlava nemmeno italiano, me lo diceva in francese, Mussolini, sì, perché lo stile poi si riconosce, no? Io che non lo sapevo, ieri siamo andati in un ristorante lì a Cisternino, anche la stazione di Cisternino, cioè una cosa minuscola, è fatta Mussolini. Quindi se adesso, ritorniamo al discorso, Mussolini quando prende il potere, cioè quando nasce il fascismo il 23 marzo 1919, sono un anno neanche che l'Italia è finalmente l'Italia dalle Alpi al Monte Nevoso, dalla Sicilia alla Sardegna, cioè l'Italia è stata per 14 secoli un paese dove esistevano 15, 16, 18 stati voluti dalla Chiesa perché gli servivano da cuscinetto per evitare che altri facessero l'invasione. Hanno cominciato con i Longobardi, feudi qui, feudi là, Marche a Napoli, Marche in Calabria, voglio dire, tutte queste cose sembrano banalità, ma io mi ricordo che tra Rieti e Terni, siccome Terni faceva parte di un altro Stato, noi facevamo parte di un altro Stato, ancora oggi se loro parlano Ternana, noi parliamo Rieti, non ci capiamo, perché siamo vissuti in una, come in vitro, ognuno separato dall'altro, come delle cellule, che per 14 secoli sono vissute. Allora, da una parte ha fatto un bene, per esempio tutte le cose culinarie che esistono nelle nostre culture, da una provincia a un'altra uno trova un altro piatto, anche con gli stessi ingredienti ma con altri sapori, altri colori, è vero, però l'italiano non esiste. Quando l'amico qui presente ha fatto l'osservazione, cioè, come mai in Francia non c'è una... Tutta la Francia parla di... La Francia è Francia dall'epoca dei Merovingi, cioè non è Francia da ieri mattina. L'Italia, dopo la caduta dell'Impero Romano, non è stata più Italia. Il Metternich ancora nel 1915, 16, 14, 15 sono le date, cioè, disse che l'Italia è un'espressione geografica, ma cos'è l'Italia? Attenzione, quindi... Quando lui prende il potere, quest'Italia non esisteva, cioè da un punto di vista, sì, politico, hanno tirato la riga, questa è l'Italia. Ma era l'Italia? Allora, io, siccome questi sono dati, li devo leggere, non vi annoierò, me ne leggerò qualcuno per capire. E poi discutiamo sul fondo del problema. 60 città e 70 borghi rurali, tutte cifre, eh? 26 nuove province, tra cui queste che ha detto nel discorso. Le prime autostrade a pedaggio del mondo, 21.000 chilometri di strade, 22.980 chilometri di tratte ferroviarie, di cui 11.000 elettrificate, i treni Breda del 1934 venivano venduti al Canada, agli Stati Uniti, dappertutto nel mondo, cioè, era l'elettrotreno più in voga in quell'epoca, tanto per dire. In Italia, adesso altri dati li leggerò, ma quelle altre cose che mi ricordo, c'erano 15-16 fabbriche di aeroplani, 20 fabbriche di automobili, di biciclette, di motociclette, cioè l'innovazione nell'innovazione, cioè passa questa società da una situazione, pensate la Lombardia, non lo dico io, lo dice l'inglese Mack Smith, che è anche antifascista, prima del fascismo la Lombardia, che era la regione più evoluta dell'Italia, il 70% erano analfabeti. Questi sono dati,
Come mai tutto a un tratto questo analfabetismo sparisce, ma addirittura c'è il nascere di una cultura italiana fino all'Accademia d'Italia, che poi è stata una delle prime cose che hanno abolito. L'Accademia d'Italia no. E per capire questo, ecco alcuni dati. Tutte le università, principali università italiane, ne leggo alcune: Roma, Sassari, Messina, Città degli Studi di Milano, Liviano di Padova, Atenei di Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Siena e Torino, nonché le università libere di Camerino, Ferrara e Urbino. Questi sono, no, messo una targhetta, questa è un'università, il palazzo, ancora li vediamo, andate a Roma, la Sapienza è ancora lì, basta andare e vedere. Ma quello che è sbalorditivo, quando ho fatto questa inchiesta ho trovato il dato di 11.352 palazzi delle poste, io pensavo che magari c'è questo bel locale, mettiamo una targhetta, poste italiane. No, in ogni città d'Italia c'è un palazzo delle poste che ancora è lì e funzionale. Queste sono, dice, banalità. Allora, non parliamo di tutte le case cantoniere che poi sono state abolite e anche vendute ai privati, perché come se fossero di marziani, no? Lì abbiamo, il cittadino italiano ha contribuito a queste cose. Le case del contadino, le case del fascio, palazzi del Littorio, palazzi del Cilio, 890 case balilla. Voi stavate vedendo la partita questa sera, adesso vi do un dato che mi fa sbalordire, dice, ma non è possibile, io stesso sono andato a ricontrollare, credetemi, questo dato, insomma, io alla mia età non posso perdere la faccia scrivendo una cavolata, no? È come uno si dà una martellata da solo. Dico, ma è possibile cosa del genere? Allora, 2568 campi sportivi, 80 stadi olimpici, tra cui il San Siro di Milano, il Littoriale di Bologna, il Berta di Firenze, lo Stadio Mussolini di Torino, ribattezzato comunale nel dopoguerra, nonché quelli di Roma, Napoli, Palermo e la quasi totalità, 84 su 94 capoluoghi di provincia italiana. Cioè, io la settimana scorsa, 15 giorni fa piuttosto, con la mia amica che andavamo in macchina, siamo andati fino a Ancona perché abbiamo presentato il libro a Forlì, a Loreto, a Ancona. Andando per strada abbiamo sentito la radio. Per fare la bretella di congiunzione con la tangenziale est di Milano, ha detto la radio, non l'ho detto io, 20 anni, una bretella di congiunzione della tangenziale est di Milano. Allora io mi domando e dico, scusami un attimo, no, perché quando io qui ho scritto, molti mi hanno detto, ma che scherzi, ma cosa hai scritto? Cosa ho scritto? Io dico, incredibile, inimmaginabile. Quando uno trova poi questi dati, qui troverete 136 pagine di dati, non di chiacchiere, non di contando di leggi, numero tale, gazzetta d'ufficio, cioè il lavoro di ricerca è questo, cioè questo, se c'è una virgola sbagliata sono un pagliaccio, insomma, ecco. Ma come mai in 18 anni, perché poi c'è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, non credo si sono messi a fare ancora le opere pubbliche, probabilmente sì, ma comunque io calcolo che in 22 anni di potere, diciamo che ha avuto l'arco dal 22 al 43, poi 43-45 e finita la guerra, cioè. Ma diciamo che 17-18 anni pieni di potere in Italia, io mi domando come ha fatto a fare questo. Io non riesco a focalizzare come possa essere possibile idearlo, progettarlo, realizzare il progetto, applicarlo alla realtà e andare a inaugurarlo. E qui cominciamo adesso con un discorso di fondo. Faccio una parentesi, quante volte apriamo la televisione la sera
ministro tale, giornalista. Allora, bisognerebbe fare questo. La prova che è una banda di bugiardi e di mascalzoni, io lo dico proprio con la convinzione, perché non vedere, io mi vergogno pure di aver fatto parte di una categoria che viene chiamata giornalisti, sono professionista al 1973, quindi non è che mi sono inventato ieri mattina, non un giornalista in nessuna di queste trasmissioni che abbia il coraggio di dire: ma signor ministro, ma cosa ci viene a prendere in giro? L'abbiamo votata, gli abbiamo dato il budget, gli abbiamo dato il potere per andare a risolvere questa cosa, lei che fa? Viene qui e ci dice: bisognerebbe fare questo. Ecco la differenza, una delle differenze sostanziali che faceva. È vero che veniva e con tanto di boria ci illustrava: abbiamo il 28 ottobre abbiamo inaugurato la città di Littoria, il 23 marzo abbiamo inaugurato, dico no, andate così per adesso, non me ne posso ricordare, non sono un pico della Mirandola, abbiamo inaugurato Sabaudia, abbiamo inaugurato Ardea, abbiamo inaugurato Carridoni, abbiamo inaugurato Carboni, eccetera eccetera. Ma attenzione, non veniva a dire: noi dovremmo fare Carbonia, dovremmo fare Littoria, dovremmo fare... Abbiamo fatto questo. Giusto o sbagliato, sta lì. Lo possiamo ancora oggi vedere, visualizzare, criticare, demolire se non ci piace. Però sta lì. Ecco, ecco il mondo del fare. E qui andiamo a fondo al problema. Quando è che nasce questa maniera, l'arte del raccontare, del dire, una specie di anguilla che se presa per la testa scappa per la coda, se viene presa per la coda scappa per la testa? Il dire è la cosa più assurda. Si può dire intorno a un bicchiere di vino, intorno a un piatto di pasta, una sera insieme in comitiva, ma il dire non produce nulla. E il dire è un venticello che nessuno può mai mettergli, come dire, la cornice. E vi racconto, anch'io faccio qualche battuta episodiale. C'era un tipo che raccontava, ogni po' mi raccontava a me delle bugie, in un briefing, insomma, per capire. E siccome ogni volta che io dicevo: ma ieri hai detto questo, no, tu non hai capito, già maleducato, perché forse ti sei espresso male tu, ma magari me lo prendo e non ho capito. Una volta, due volte, tre volte, quattro, bene. Fa parte dell'attualità attuale, so, vedrete come combacia con tante volte che avete sentito queste cose. Un giorno mi rompo le scatole, come si suol dire. Mi metto, allora, io avevo questi registratorini che erano i primi, che costavano l'occhio della testa, però si metteva nel taschino, quello parlava e iniziava a girare e registrare. Se smetteva di parlare si arrestava, insomma, era automatico. Gli registro la cosa. La settimana dopo c'è un altro briefing e dico, ci propone un'altra storia, dico: ma sì, ma la settimana scorsa hai detto questo. Lui: no, non l'ho detto, hai capito male. Ah, ho detto, momento, pausa, come al basket, momento, tiro fuori il registratorino e lo metto sul tavolo. Ascolta, ti presento. Allora lui, sì, c'ha questa abitudine di metterci in giro. Ah, sì. Finisce. Quindi era giusto quello che ho detto io. Ecco il dire. Sai come risponde? È vero che ho detto quello che ho detto, ma non con lo spirito che tu gli vuoi attribuire. E questo voi lo sentite tutti i giorni in televisione, ministri che vengono a dire questo, quello, quella, poi questa è la dichiarazione, no, questa è un'interpretazione dei giornalisti. Cioè, questa gente che non ha neanche, non dico il buon senso, ma proprio il minimo dell'onore di se stessi. Io mi vergognerei
di esistere e di uscire da casa, solo all'idea di aver detto una bugia. Vergognerei. E dice, la bugia è diventata un'arte. L'arte di raccontare le favole. Da dove viene questo? Viene da un retaggio storico. E questo retaggio storico è il retaggio culturale che noi abbiamo avuto. Io quando parlo di regioni, come esperto di regioni, premetto e sottolineo prima che ci siano contestazioni, che io non mi riferisco mai alla fede, ognuno la fede sul Pantheon romano. C'era una frase che è sintomatica, che è esistita solo nella religione romana: quod deceteri sacrum nobis sacrosantum est. Quello che per gli altri è sacro, per noi è inviolabile. Pensate alla civiltà romana. Quindi io mi riferisco, quando parlo di religioni, all'aspetto culturale, perché la fede è un fatto irrazionale, non può essere razionalizzata. Razionalizzare il razionale, cioè è l'operazione dei matti, insomma. Io guardo il retaggio culturale, che è importante, che ha modificato la nostra maniera di vedere, analizzare, concepire la storia, concepire la vita di tutti i giorni. Come comincia la Bibbia? Tutti lo sanno. E all'inizio fu il Verbo. Prendiamola per, facciamo l'analisi di testo, no? Da politologo. E all'inizio fu il Verbo. Benissimo. La scienza ci dice che fu il Big Bang. Allora, subito l'osservazione del credente che dice sì, però chi ha acceso il Big Bang? Certo, benissimo. Chi l'ha acceso, l'ha acceso. Ecco la differenza con l'uomo della tradizione romana e quello che invece la verità è questo, chi non è d'accordo è quella porta. Insomma, non è la stessa interpretazione della realtà. Fu il Verbo, no, fu il Big Bang. Che sia Yahweh, che sia Gesù, che sia Allah, che sia Abramo, non lo so, non lo voglio neanche sapere, però è il fatto, non è il Verbo. Cioè, se qualcuno non ha acceso la miccia, il Big Bang non ci poteva essere. Quindi, ecco, questa interpretazione che si capisce da un punto di vista della religione, è comprensibile. Io devo vendere una cosa che non posso dimostrare, pertanto la devo abbellire in una certa maniera, in maniera tale che gli adepti vengano nella mia fazione contro la fazione dell'altro. E per capire che una religione è vera o è falsa, la prova è quando incontrate due che sono di religioni diverse. La mia è quella vera, no, la mia è quella adesso, ammettiamo che sia, cioè che ci sia un Dio, io non lo so, a me basta la definizione che davano i greci: alzo gli occhi al cielo, dove c'è ordine senza allineamento, lì c'è intelligenza. Adesso, se è un'intelligenza meccanica, atomica, elettrica, elettronica, non lo so, ma dove c'è ordine senza allineamento, che troviamo facilmente nelle opere umane, quindi nei cimiteri, nelle caserme, gli allineamenti, il cielo nulla è allineato, ma ogni cosa è al suo posto, ogni posto è alla sua cosa. Tutto cambia, dice Eraclito di Efeso, Pantarei, e l'unica cosa che non cambia è che tutto cambia. Mai lo stesso uomo si bagnerà nella stessa acqua. Pensate, ragionate su questi punti. Cosa insegna questa cultura giudeo, cristiana, musulmana, che poi laicizzata diventerà l'illuminismo, diventerà il marxismo, diventerà anche il nazismo, perché anche il nazismo viene costruito su una, parlo sempre culturalmente, su uno schema che è quello biblico, cioè il mondo deve essere, la società deve essere, l'uomo deve essere. Adesso, chi non è, non vi venite a lamentare che poi finisce sul rogo dell'Inquisizione, che finisce nel gulag, che finisce nei campi di Pol Pot. Cioè, ma lo schema è sempre lo stesso. Se l'uomo è questo, adesso chi non corrisponde a quello schema, che fa? Prendiamo l'esempio della scarpa, così nessuno si arrabbia.
tutti i popoli del mondo hanno bisogno di un paio di scarpe. Adesso, un conto è dare ad ogni piede, ogni lunghezza, ogni pianta stretta, pianta larga, con le cipolle, senza cipolle, quelli con i calli, quelli senza calli, insomma. E un conto è dire, siccome a me stanno bene questo paio di scarpe, tutti debbono avere non solo il mio numero di scarpe, ma anche lo stesso modello, lo stesso colore. Ho reso l'idea su questa immagine. Questo è il messaggio biblico. Gli uomini sono tutti uguali. Guardatevi uno con gli altri. Trovate uno che è uguale agli altri. Nessuno è uguale all'altro. Nessuno. Nessuno di... E se c'è una grandezza del Dio sicuramente esistente, che esiste in questo pluriverso, che io non chiamo nemmeno universo, perché ancora oggi in espansione, se c'è una grandezza che dovrebbe esaltare queste persone che si riferiscono alle religioni, la grande, non esistono non solo due esseri umani uguali, ma non esistono di uguali neanche due gocce d'acqua, due fiocchi di neve, due molecole, due grani di sabbia, due grani di grano o di orzo. Guardate, amico, insomma, nulla è uguale a nulla e tutto funziona. Perché? Questi, la filosofia greca, insomma, mi vendo qualche cosa che, diciamo, conosco molto meglio di queste cose. Ogni uomo è unico, originale, irripetibile. Nostra madre, che è nostra madre, anche volendo, può fare un altro figlio, ma noi non ci può fare. Quindi quando mi dicono lei è uguale a lui, o lui è uguale all'altro, no, lui è unico. Se ognuno di noi fosse considerato per quello che effettivamente è, ecco la dinamica della storia, della vita e della storia, perché nessuno può sapere tutto, nessuno è il più bravo di tutti, ma ognuno di noi porta la sua pietra al cantiere. Ecco il fascismo. Ognuno porta la sua pietra al cantiere, no tu la mia, io la tua, lui la sua. L'idea di fondo del fascismo nacque da una casualità, perché io sono sicuro, nella mia onestà intellettuale, almeno ci provo, che all'inizio non lo ha capito neanche il Duce, cioè non lo ha ragionato prima e poi l'ha fatto, cioè l'ha fatto, si è ritrovato con questa situazione e da questa situazione, è chiaro, c'è stata la dinamica che ha seguito. E è semplice. 1919, novembre, le prime elezioni, il fascismo era stato fondato il 23 marzo 1919, a novembre ci sono le elezioni. In Lombardia, si presenta solo in Lombardia, naturalmente perché altri posti non lo conoscevano. Se volete il dato preciso ve lo do, perché me lo sono appuntato, perché questo è importante, molti non lo sanno. Quando poi da circa la cosa non la trova, non importa. Comunque prese circa 4.000 voti, li troverete questi dati. Il Partito Socialista prese 170.000 voti in quella circoscrizione e il Partito Popolare dello Sturzo più di 70.000. Questi sono i dati che più o meno mi ricordo. Addirittura uscì un articolo famoso sull'Avanti di Milano in cui diceva: è stato trovato un cadavere nel naviglio, sembra sia quello di Benito Mussolini che si è suicidato. Una battuta, no? Però, e naturalmente altri giornalisti, lui era stato un grande personaggio, era stato direttore dell'Avanti, signori, non dimentichiamo, cioè, fu cacciato dal Partito Socialista perché lui vedeva nella prima guerra mondiale una maniera per rirendere il popolo italiano protagonista della storia e soprattutto per rompere quelle che erano le gabbie, perché non pensiate che il Regno d'Italia ha preso i Borboni e l'ha cacciati, o ha preso quelli che c'erano prima, oppure
le gerarchie della Chiesa e la Cattolica. No, lo Stato sabaudo ha fatto questo. Sulle antiche gerarchie ha costruito altre gerarchie, praticamente ha riconosciuto anche i titoli di quelli che, quello di Guastalla, quel principato di Modena, cioè ha fatto in maniera, quindi il popolo che stava sotto non aveva più quelli che già aveva, ma aveva quelli che aveva più quelli che hanno aggiunti e quelli che sono venuti, quindi praticamente era soffocato da una cappa. Lui ha giustamente sottolineato il latifondo, cioè terre che erano lì incolte dove qualche volta il signorotto di campagna andava a caccia di volpi, vedere se ammazzavano i guai, ma una volta l'anno, ogni due anni, e la gente moriva di fame. Ma dico, eccolo la genialità. Come nasce il fascismo? Nasce da un'intuizione. Quando lo stringevano, dice, ma come? Tu hai 170.000 voti, quello 70.000, tu 4.000 voti. Lui dice, semplice. Quello che gli altri affermano, noi lo neghiamo. Quello che gli altri negano, noi lo affermiamo. Attenzione, sembra una buttata. E senza volerlo, io ne sono certo di questo, senza volerlo, senza saperlo, senza neanche accorgersi, ha rigirato il bamboccio della politica e lo ha rimesso sui piedi, perché politica viene dal greco politiche tekne, l'arte di vivere bene insieme nella stessa città. Invece, come era il mondo prima del fascismo? I cavoli miei contro i tuoi contro i miei, i nostri contro i suoi contro loro, loro contro loro, quello che vedete ogni giorno in televisione. Cioè, non si approva una legge semplicemente perché, questo lo spiega molto bene Roberto Michels nel suo libro La legge bronzea delle oligarchie, quando fa vedere che non sono le idee, non sono le idee di ognuno di noi che sono lo Stato, sono i partiti, perché i partiti sono delle camere stagne che chi li gestisce non ha nessun interesse di condividere con gli altri. Perché se io do ragione al mio avversario, ecco come ragiona l'oligarca, se do ragione ufficialmente al mio avversario, chi ha votato finora per me domani voterà per lui e viceversa. E la prova di questo, perché eccole le bugie come vengono scoperte, io vi invito caldamente a andare in qualunque università, prendere l'enciclopedia italiana, che è un'enciclopedia fascistissima, l'enciclopedia Treccani, cioè, e andate alla voce fascismo. Sapete che è divisa in due parti, la parte politica scritta da Mussolini, la parte filosofica da Giovanni Gentile. Alla fine di questo articolo voi trovate la bibliografia fascista, naturale, e poi trovate, io quando trovai questo la prima volta, mi dovete credere, ero all'Università di Rosario, perché io ho studiato in Svizzera. Non perché ero ricco, perché ero lì che facevo il corrispondente. Allora, alla fine c'è una bibliografia, e dopo la bibliografia fascista c'era una bibliografia critica. Io quando trovai che c'erano i libri di Gobetti, di Salvemini, di Gramsci, contro il fascismo, di Sturzo, due libri contro il fascismo, io ho detto, ma qui mi hanno raccontato, che ne so, sì, però diamo questo che è importante. Io sono rimasto sorpreso, dico, ma come mai? Ma come? Durante il fascismo le idee degli altri non erano permesse, tutto a un tratto, qui c'è pure la bibliografia. Poi scopro le memorie di Bocca, scopro le memorie di Biagi, il quale dice, il comunismo l'abbiamo trovato nelle biblioteche della CGIL. E ho letto Trotsky nella biblioteca della Casa Balilo. Quindi attenzione, guardate questa che sembra una banalità. Mussolini vietò i partiti, ma non vietò le idee. E la prova l'ho detta all'inizio. Come mai nello stesso partito c'erano l'anarchico Arpinati, che è stato ministro pure, eccetera? Perché c'era il monarchico De Bono e De Vecchi? Perché c'era il socialista rivoluzionario?
Tra i fondatori del fascio troverete anche 6 ebrei, 8 massoni. Come mai? Ecco, questo fu il fascismo. Cioè, non disse votate per me, venite nel mio partito e ci uniamo. Pensate la parola. Abbiamo perso il senso delle etimologie, parse partes. Parsior, dividere, con una cosa che divide ci uniamo. No? Carissimo, carinissimo. Ma di lui lo specificò il Partito Nazionale Fascista, il partito di tutti gli italiani, no il partito mio contro il tuo. Dagli altri fu letto così, ma era il partito degli italiani. Chiunque voleva, poteva proporre il suo punto di vista, lo poteva proporre. E allora eccolo il punto vero della situazione, cioè è un conto vietare, no, vietare il partito, è un conto vietare le idee, perché le idee sono la dinamica della storia, perché per capire il rovescio, guardate l'obiettivo sotto sopra, immaginate per un solo istante che tutti la pensassimo nella stessa maniera, non avremmo più niente da dirci, staremmo al museo delle cere, non avremmo più nulla da dirci. È nello scambio, nell'incontro, nello scontro che la storia avanza. E la genialità del fascismo fu di dire prendiamo l'arte. Non disse Sironi è la vera arte del fascismo, oppure no, è quella di Piacentini. No, disse chi è più bravo, ci faccia vedere. Allora lì opere di Piacentini, lì di Sironi, lì di quell'altro, lì di quest'altro. Guardate, che sono ancora visibili, sono lì. Le utilizziamo ogni giorno. La grandezza del fascismo fu questa. Riuscire per la prima volta nella storia, dopo la caduta dell'impero romano, a mettere insieme 50 milioni di italiani. Chi ci è riuscito prima? Chi ci è riuscito dopo? Nessuno. Quindi se c'è un messaggio che si vuole trasmettere, non è il cappello, lo stivale, la camicia nera o il saluto fascista. Queste sono allegorie. Chi può, per esaltare il concetto del diritto romano, chiedere alla GEA mettetevi vestiti col cimiero, mi raccomando, la toga? La storia non si trasmette mai quel periodo della storia in un altro. I principi e i valori sì, lo dice bene già questa vita, i corsi e i ricorsi della storia, ma i corsi e i ricorsi della storia sono le idee che sono fondamentali. Quindi quando Cicerone parla familia, principium e urbis et seminarium rei publici, pensate a questa frase, famiglia, principio della città e seminario della Repubblica. Se una famiglia non è unita, non è sana, non ha dei principi, come può essere la società sana? Come se io mi inietto nelle braccia bubboni di questo, bubboni di quello, bubboni, cioè, sto male, c'ho il tumore, mi meraviglio che non sei ancora morto. Non so se ho reso l'idea. Questo non vuol dire offendere chi è un diverso. Io sostengo che è giusto che ci siano anche diversi. Quando parlo di stato organico, io parlo sempre di stato organico e differenziato, perché c'è sempre l'eccezione che conferma la regola. L'eccezione esiste perché l'uomo non è innaturale, ma è nato, se è nato è naturale. Anche quello che è nato maschio, però se vuole vestire la femmina, se gli piace così, qual è il problema? Però attenzione, io accetto ogni punto di vista, però i principi della società, guardate la storia, perché le società nascono, crescono, progrediscono e poi muoiono? Andate a analizzare, lo troverete. Quando c'è la dissoluzione di quelli che sono i principi e i valori, poi metteteci i colori che volete, bandierine che volete, queste sono stupida
la religiosità, quello mette il santarello così, quello si mette il cappello in una maniera, ma il sacrale fa parte della natura umana, come fa l'uomo è spirito e materia, non è esclusivamente stomaco, esclusivamente spirito. Non è solo dando il panino che hai risolto il problema, ci vuole anche la pacchetta sulle spalle. L'uomo ha bisogno di sentirsi protetto, amato, anche odiato, perché anche quello di non c'è odio, non c'è amore senza odio, non c'è odio senza amore, cioè la vita è una dinamica, per capirlo è il volano dell'automobile, i punti morti li ammortisce il volano. C'è bisogno di differenze, ma non di pretesa di verità assoluta e indiscutibile. L'uomo della tradizione non parla mai di verità. Pensate quando, secondo la Bibbia, tutto falano, tutte balle, scritte dopo, 400 anni dopo. Ma quando Pilato gli pone la domanda a Gesù, e lui risponde, sono la via, la verità e la vita. E Pilato mica gli dice che è la vita, ma che è la verità? L'uomo della tradizione sa che la verità esiste, ma nessuno ne se ne può impadronire a detrimento dell'altro. La verità siamo tutti noi, ivi compreso che non è d'accordo con quello che stiamo dicendo. Quella è la verità. E per capirlo, l'esempio semplice, in un tavolo, chiusi in una stanza di 2 metri quadrati, io e un'altra persona, se mi viene posta la domanda, qual è la tua verità? Beh, quello che vedo davanti, la mia parte di tavolo, quello che è dietro a lui, quindi a 180 gradi, per me questa è la verità, mica sto mentendo, quella è la verità. Adesso se pongo la domanda all'altro e lui dice il rovescio, a 180 gradi, quello che io naturalmente dietro la schiena come faccio a vederlo. Qual è la verità? Ecco la grandezza della filosofia ha preso gradi. Il bastone immerso nell'acqua sembra un bastone rotto, estratto dall'acqua è un bastone sano. Ma qual è la verità? Tutte e due. La grandezza della realtà è questa. Ma quando io dico, la realtà è solo il bastone rotto, io ho ucciso la vita. Ho ucciso la dinamica della vita e della storia. Perché se sei più bravo, ecco perché va negato l'arte del dire e affermato l'arte del fare. Vieni davanti al corso, beh, questa cavolata, io qui avrei fatto le finestre quadrate, lì avrei fatto, ovali, qui un piano bar, lì avrei messo un parcheggio. Sì, avresti. Prendi la cazzola, prendi le pietre, mettine un altro a fianco, poi giudichiamo. L'uomo della strada deve esigere dai suoi politici il fare, no io sono più bravo di lui, vota per me, poi fra 5 anni se non sono bravo mi levi, diremo fra 5 anni, mascalzoni, ladri che in una città come Rieti, 700 candidati per il posto di sindaco, 40, 26 liste. Quindi vuol dire che sono posti ambiti. E per ottenerli si convincono le scimmie, scusate il termine. Io ho più scimmie di te, quindi io sono legittimo e tu no. Vediamo la scimmia. Io 40 anni ho provato a trasformare una scimmia, cioè, scusate, un australopiteco afarensis in scimmia. Quindi, o viceversa, una scimmia in australopiteco afarensis. O un Australopithecus afarensis in Homo erectus, cioè no? Secondo Darwin la prima sia a monte sia a valle, non ci sono riuscito. Perché non ci sono riuscito? Semplice. Perché ognuno di noi è quello che è. Ecco l'antonomasia del fascismo. Il fascismo non ha mai parlato di uomo nuovo, come ha parlato il marxismo, come ha parlato l'illuminismo, come ha parlato la rivoluzione francese, come hanno parlato tutti coloro che hanno voluto dare un palazzo all'uomo senza descrivere l'uomo. Ma voi lo sapete che l'unica definizione di uomo che esiste al mondo, a mia conoscenza,
se la sapete fatemela sapere, perché è tutta la vita che ho cercato un'altra definizione diversa da quella che diedero gli antichi greci. Anatron ha opopè, un animale diverso dagli altri animali, quindi un anthropos anatrein, differente dagli altri animali, che pensa ed è sensibile. Pensa ed è sensibile. Cioè, le tre qualità che ogni uomo, ogni essere umano, ogni donna hanno in potenza. Quello che Platone spiegò senza avere lo scanner, l'IRM, senza fare la risonanza magnetica, aveva capito. Abbiamo tre parti del cervello. Il cervelletto, che sarebbe quello rettiliano, diciamo, originario, animalesco, chiamiamolo così. Poi c'è la razionalità e poi c'è l'irrazionalità. La Platone dice, se l'irrazionale si unisce all'idra, quindi al cervello rettiliano, è un crimine, è un criminale, è un tiranno, è un mascalzone, è uno che fa del male per il male. Se il leone, quindi la creatività, si unisce al logos e alla razionalità, allora sono gli imperi, allora sono le grandi scoperte, allora sono le grandi cose, il Partenone, i giardini pensili di Babilonia, i Colossei, cioè quello che vediamo di bello, come questa mattina siamo andati a vedere una città a bordo del mare, greca, che era lì vicino, insomma, me l'ha detto il nome però non lo sono dimenticato. Bravo, Ignazio, bravo. Per saperci, cioè, ecco la differenza. Quindi l'uomo deve sfruttare queste tre possibilità, invece ce le hanno castrate, uno per uno, animale, no, la violenza, ma come? Il cervello rettiliano serve, e adesso vi do un input che da domani, guarda, sai quante volte mi nominerete, in bene o in male, quando incontrate qualcuno, ditemi la verità, incontrate qualcuno e sentite subito se l'altro è nemico o amico, se ci posso convivere o non convivere, se posso costruire qualcosa con questo qualcuno oppure no. Io tutta la mia prima parte della mia vita, siccome sono un essere molto razionale, mi facevo violenza da solo, cioè dicevo, ma perché devi escludere questa donna, quest'uomo, non ti ha fatto niente, ti sta solo sul cavolo, ma che vuol dire? Magari ci parli, poi... Beh, vedi, mi facevo violenza per accettare l'altro nel mio circo, diciamo, di amicizie, di relazioni. Cioè. Ogni volta, ve lo giuro, non potessi alzarmi da questa sedia, io mi sono fatto male da solo, cioè... Oh, quello lì che sentivo che non quadrava, non è che per quello è un malvagio, lui ha bisogno di un'altra specie, i cavalli vanno con i cavalli, le zebre con le zebre, i rinoceronti con i rinoceronti e le libellule con le libellule. Il famoso frase latina, pares cum paribus facillime congregante. Quindi, il cervello rettiliano ha bisogno, cioè lo dobbiamo utilizzare come istinto. Dalla finestra, guardate, ci sono dei gatti che sono amici e altri che... Come mai? La natura umana, chi va contro la natura ottiene la società di oggi. La natura è natura, noi facciamo parte di questa natura. Non come dice la Bibbia giustamente, andate e dominate la fauna, la flora, guarda i disastri che abbiamo fatto, guardatevi intorno, guardate i disastri. Oggi c'era il ristoratore dove abbiamo mangiato a pranzo, che ha detto, ci stanno delle tortorelle, non so come si chiamano, come lo dirai tu, che invadono, che si mangiano tutto, che distruggono tutto, non li possiamo sparare perché lì dentro c'è un uccellino che invece di essere bianco è rosso. Eccoli. Le contraddizioni interne della nostra società. Ma come faceva l'uomo della tradizione prima del cretino burocrate che scriva una cavolata su un foglio di carta e perché la scritta in un foglio di carta diventa la verità assoluta e indiscutibile? Ma chi l'ha scritta quella cosa?
E qui Hitler aveva ragione, dice, i trattati, dico, ma sono pezzi di carta, l'uomo li scrive, l'uomo li distrugge. Se vede il futuro, se vede la dinamica della vita e della storia, oggi è vero e domani magari non è più vero. E la prova, mettendoci dalla finestra, osserviamo la realtà. Questa realtà, ammettiamo che siamo capaci di descriverla nei minimi dettagli, addirittura fotograficamente. Questo è quello che viene definito l'ideologia, la dottrina. Un decimo di secondo dopo cade una foglia, vola una mosca, una formica entra nel buco, la vicina di casa chiude la persiana, non è più quella realtà. Quindi con una cosa che ho scritto ieri, cristallizzata come una foto ingiallita dentro ad un album di fotografie, con quello io vado a trovare domani la soluzione ad un problema che ancora non conosco. Ecco la genialità del fascismo. Ma quale ideologia? Ma quale dottrina? Qual è il problema? C'è la fogna che puzza dentro uno stabile. Voi potete andare a fare le teorie che volete. Voi potete raccontare tutte le teorie per sturare. Sentite, due sono le cose. O andate di sotto, vi tirate sulla manica e sturate il tombino, oppure in quel palazzo, fascisti, comunisti, liberali, cristiani, atei, religiosissimi, musulmani, cristiani, ottentotti, sentite la voce. Ecco la genialità del fascismo. Insieme si fanno le piramidi, insieme si costruiscono le cose. Per capire l'inanità del concetto di individualismo è semplice. Mettetevi anche davanti a questo palazzo, davanti alla cattedrale, davanti a un monumento, davanti a quella città che abbiamo visto in gente, e se, che abbiamo detto questa mattina, allora, finisco con questo. No, ma ecco, per capire il rovescio, che da soli non si fa nulla, semplice, mettetevi davanti a qualunque monumento e dite: lo potrei distruggere da solo? Lo potrei costruire un altro copiando quello lì, anche avendo le planimetrie? Oppure quando andate a trovare vostra zia, vostra nonna, il cesto delle mele, dei fichi, cioè, provate a rubarli tutti, no? Ne puoi prendere 4, 5. Ecco la falsità dell'individualismo liberale, liberista. Far credere alla gente che da soli si è più forti che insieme. Ma lì c'è un motivo, e il fascismo l'aveva scoperto. Il capitalismo vuole una massa indefinita di consumatori non organizzati. Più partiti ci sono, più associazioni ci sono, più divisioni ci sono all'interno della società, più il capitalismo regna sovrano, il monopolio assoluto dell'economia, del sociale e del politico. Eccola. Oggi, quando si deve dire qualcosa di malvagio, l'ultima che hanno inventato, se non vi voglio annoiare perché mi tirano le orecchie da dietro la coda, hanno inventato l'islamofascismo, per parlare male di quello Bashar al-Assad in Siria, l'islamofascismo, quelli di te, quelli sono gli islamociti, i fascisti sciiti. Il fascismo è diventato una specie di marolaccia. Cioè, prima di tutto diceva cornuto all'arbitro, no, guarda, arbitro fascista. Sembra una... no, c'è da ridere, c'è da piangere. Noi ci sputiamo in faccia da soli e siamo convinti che è la crema, il profumo e la cipria. E con questo vi ringrazio.
Ringraziamo il dottor Maria Antoni che forzatamente ha dovuto chiudere il suo discorso. E adesso chiunque volesse fare un intervento con qualche domanda può farlo, purché, ci tengo a sottolineare, non si cada in polemiche vane o in comizi gratuiti. Prego. Sì, sì. Sui giornali di oggi c'è... Non c'è sempre. Prego. Purtroppo la distanza... Una domanda che serve. Io no, stacchi la corrente e ce ne andiamo. Peccato non abbiamo pensato al servizio allora. Corrio, perché c'è un provocatore sovversivo dietro la fascista. Sarà un antifascista, non lo so. Sui giornali di stamattina, sì, leggendo i giornali, si sente che Monti già sta preparando per vendere tutto, sta dismettendo i beni del paese. Mentre da questa parte, sfogliando il libro, si vedono le costruzioni che ha fatto il fascismo sul sociale, su tutto quello che... Adesso in pratica stanno smantellando tutto lo Stato, così come lo abbiamo vissuto fino in questi giorni, e forse prima si viveva pure meglio. Come hanno fatto quelle persone a costruire tutto quello che hanno fatto, mentre queste persone viviamo oggi in un debito così catastrofico? Cioè, qual è la differenza e perché adesso non lo possiamo fare? Brevemente, grazie, se no quello mi picchia. Allora, poi mi dimentico. Ci sono altre domande nel frattempo? Aspetta, un momento. Brevissimo. Io credo che alla fine il momento in cui ci troviamo, che viviamo in questo periodo con questa crisi, questa recessione mondiale, beh, forse aveva ragione, insomma, chi ci ha preceduto, bisogna bere l'amaro calice fino alla feccia, no? Bisogna bere l'amaro calice fino alla feccia. C'era scritto da qualche parte che il sistema entrasse in crisi, è entrato in crisi proprio in quello che era il motore principale del mondialismo, no? Gli Stati Uniti, cioè è cominciato da lì, c'era tutta questa massa di denaro virtuale slegato a ricchezza vera che ha cominciato a contaminare l'economia degli altri. Io fondamentalmente sono un ottimista, credo che debba andare ancora più giù la situazione, debba peggiorare e poi alla fine ci sarà la resa dei conti. Il mondo in fondo, visto che lei è un esperto anche di realtà del vicino Oriente, mi piace vicino e non medio, perché Medio Oriente è un sintagma tradotto sic et simpliciter dall'inglese, no? Bello di vicino Oriente. Il fatto che si sia creata una multipolarità e che quelli non comandano più ovunque, perché sta andando male per loro su parecchi fronti, questo può essere un primo momento. Peccato che davanti a tutto questo le forze sane dell'Europa, quelle poche che ci sono, non sono ancora ben organizzate, però speriamo nel futuro. Professor dottore Maria Antoni, che io ho il privilegio di chiamare Alberto. Come sempre ti abbiamo ascoltato con piacere. Sei un pezzo di saggezza per tutti noi. Però tu sai, abbiamo avuto temibili discussioni informatiche su un punto. È vero che l'obiettivo si raggiunge in maniera umanamente organica e differenziata. È anche vero però, a nostro avviso, che sia importante essere determinati nella identificazione di quello che noi crediamo sia giusto, e in nome di quella identificazione, cioè nella certezza di una relativa giustezza, abbiamo bisogno di agire in modo esecutivo, quasi un inglesismo quasi. Ecco, quindi a quel punto, nel momento in cui abbiamo espresso l'organicità,
possiamo consentirci di puntare il dito al nemico e attaccarlo o all'obiettivo e perseguirlo? Giusto, grazie. Prego. Lei, no? Avendo più esperienza di me, vorrei che mi dica come fare a convincere la mia generazione a fare, che so, qualche rivoluzione, qualcosa per cambiare il sistema, cambiare il modo di vivere, cambiare la... allontanarci, diciamo, da questa colonizzazione degli americani, cui io penso che in fin dei conti siamo questo, siamo soltanto una colonia degli americani, che per, grazie a pubblicità, grazie alla televisione, fa la sua propaganda e gestisce qualsiasi cosa a proprio vantaggio, insomma. Allora, io comincio dall'ultimo e finisco con il primo. Ci sono altre domande? No, non vorrei escludere nessuno. Beh, una domanda intelligente, perché fatta da un giovane che pone una domanda, sembra semplice, però è molto complessa, quindi dovrò per forza articolarla. Che consiglio ci dà per fare una rivoluzione? Cioè, cosa... come fare per cambiare questo mondo? Lei non lo deve chiedere a me, lei lo deve chiedere a se stesso quando la mattina si sveglia e si guarda nello specchio. Io sono un morto che cammina, ho 65 anni, ma quanto devo vivere? 10 anni, 20 anni, ma l'avvenire può essere il mio, può essere questo libro. L'avvenire è la vita, per cambiarla bisogna capire i meccanismi. E loro sanno perfettamente, se lo stavo dicendo, poi mi ha interrotto il provocatore Sciurno, il cervello, loro sanno bene come funziona. Ho fatto l'esempio dei ministri che vengono e dicono bisognerebbe fare questo, adesso vedrete le risate che vi farete quando li vedrete in televisione di destra e di sinistra di centro dire che bisognerebbe fare questo, questo, questo. Ma con una serietà convinta che veramente uno quasi quasi dice mazza, oh, lo dice così bene che magari lo fa pure, ma non lo fanno. Loro hanno eliminato attraverso religioni il cervello animale, l'istinto. Attraverso la ragione ci hanno detto che da soli si è più forti che insieme. Anzi, se io rubo nella tasca del compagno di banco è ancora più facile. E l'ultima è quella della fantasia. Ci hanno castrato anche il sonno. Un giovane, guarda, mi fa un dolore al cuore, metterei a piangere. Un giovane che viene a dire come fare per cambiare. Eccolo dove sono arrivati questi delinquenti, che altro non sono che criminali in servizio permanente effettivo e per conto di terzi, perché non sono criminali per conto proprio, sono criminali per conto terzi. Sono riusciti a distruggere la speranza nel cuore di un giovane di 18-20 anni, e questa è la riuscita dell'antifascismo. Andate a vedere quelle foto, anche in quel ristorante dove siamo andati ieri. Andate a vedere la gioventù che era felice di andare al Campo Tuzzi, di andare alle colonie marine montane elioterapiche, che facevano a cazzotti per andare a fare la sfilata a Roma, a Bari, a Co. Guardateli negli occhi, guardatela quella gioventù, tutti per forza dietro col mitra, guai che non applaudono. Signori, cominciate a ragionare, voi giovani. Io non vi dico ricostruite, vi ho spiegato, questa è la storia, ma questa storia ha lasciato un messaggio. Come fare? Vi hanno distrutto anche la fantasia. Davanti a un computer non serve a niente di incontrare la gente, per chat. Trasmettete i neuroni, i feromoni, le radiazioni atomiche che ognuno di noi emette,
il pathos che è dietro, la passione che è dietro le parole, l'inflessione come viene pronunciata quella parola, se è uno scherzo, se è una... riuscì a capirlo, te lo lasciamo. Andate, sono diventati giovani, tutti mutanti. Qui il pollicino, così, io almeno ci riesco, almeno se, se ci spisci. Quando eravamo ragazzi, io e quello che mi faceva il disturbatore, andavamo a ballare come tutti, no? Ci piacevano i ragazzi, insomma. Lì si ballava e la musica era anche a 5 metri, ci mettevamo lì, chi parlava, sì, allora che hai fatto? Hai dato l'esame, no, non lo dare. Adesso provate nei danzi che del vostro tempo a comunicare con quello che avete visto così. Così. No, così. Non ti capisci, perché questo vuole il sistema. Lui non deve parlare, lui deve scambiare immagini con quello dall'altra parte del mondo, e quello che sta nel pianerottolo non sappiamo se ha fame, se ha sete, se gli è morto il gatto o gli è morta la madre. Ecco, l'uomo separato da quello che è il suo habitat naturale, non è più animale, non è più un pensatore, perché chi pensa è pericoloso, sta pensando, mamma mia, e non deve essere neanche sensibile. Tutto ridotto a ersatz, a surrogato del sesso, dell'amore, dell'economia, addirittura nessuno vende nulla, nessuno produce nulla, ma tutti scommettiamo su quello che magari sta a coltivare i fichi, i fioroni. Allora, lui va a fallire, la pianta di fioroni, ma l'economia è eco nomos, l'arte di gestire bene quello che ho. Non di farti credere che la ricchezza è un elastico, possiamo allungarla, allargarla, cosa? In una terra, in un luogo finito, noi moltiplichiamo le ricchezze. Te che? Delle chiacchiere. Ecco a cosa serve la televisione. Non a rilevare l'uomo della strada, fargli capire quali sono i meccanismi che lo portano al debito, che lo portano alla disperazione. Pensate a chi si suicida per queste cose. Pensate. Gente disperata che non ha più i soldi nemmeno per cercarsi, che preferisce la morte piuttosto che la vergogna. Questo è un mondo che è riuscito. Un ragazzo di 18-20 anni che mi fa questa domanda è una pugnalata nel cuore. E se c'è la prova del loro fallimento nella storia, è questa domanda, non è la mia domanda, è la sua domanda. Bravo. Rispondo alla seconda domanda. Anch'io ho il privilegio di chiamarti Claudio, spero. Quello che dici tu è giusto. Non esiste rivoluzione, non esiste un treno senza una motrice, non esiste una gerarchia senza i comandanti, chi deve fare che cosa. Le rivoluzioni alla Masaniello o alla Gola di Rienzi finiscono come abbiamo visto, come finirà quella di Grillo, che io, attenzione, lo guardo con simpatia, ma non c'è la struttura. Andate a vedere quando lui chiamò a raccolta tutti i grandi, da Marconi a Romagnosi, da Pirandello a D'Annunzio, cioè voglio dire, i grandi intellettuali di quell'epoca accorsero e diedero forza. Solini non aveva paura di chi ne sapeva di più. Gentile ha fatto subito il ministro dell'educazione nazionale, vedi? Marinetti, ma lo stesso di Grollanza che ha raccontato il nostro amico. Signori, aveva gli uomini
E prima si preparano le strutture, poi si fa la rivoluzione. Che significa questo? Significa che se anche io vi regalassi con la bacchetta magica domani mattina il potere, anche qui al Locro, facciamo una prova qui sul locale. Chi andate a mettere come assessore alla sanità? Chi andate a mettere come assessore al traffico? Chi mettete come assessore alla nona? Chi mettete come presidente della cassa di risparmio? Chi mettete a fare il comandante dei vigili urbani? Cioè, chi mettete a guardiano del cimitero, tanto per dire? Se questo non lo avete preventivamente, qui Claudio ha perfettamente ragione, mille volte ragione, non si costruisce nulla. Al massimo fai una rivoluzione per conto terzi, poi vengono, si cambiano il cappello come già hanno fatto con la prima e la seconda repubblica e dicono noi siamo i nuovi. Quando ero un bambino avevo i calzoni corti, Andreotti era primo ministro e ancora senatore a vita, io sono morto e lui è ancora senatore a vita. Ecco, ho risposto alla domanda. La terza domanda dell'amico che non lo vedo più. Ah, eccolo lì. Vedi, ti posso dare l'intuito? Sì. Quello che tu hai detto, scusa, no, a me piace di guardarle negli occhi. No, va bene così. Ma è di una giustizia che non serve nemmeno il commento. Immaginate che questi, e lo ripeto, questi delinquenti, quando dico delinquenti ci devo mettere, questo è l'aggettivo, adesso vediamo il sostantivo, la finanza internazionale. Perché attenzione, ci sono due capitalismi, la gente non lo sa, c'è il capitalismo di produzione e c'è il capitalismo di speculazione, che sono due cose diverse e le regole dell'economia dicono che quando l'investimento produttivo produce meno guadagni dell'investimento speculativo, ecco le bugie dei presidenti Napolitano, del signor Monti, che vengono lì adesso, ci sarà la ricrescita, la rinascita, la crescita economica, di che? Ma anche noi che siamo, diciamo, meno degenerati di questa merdaccia che troviamo fuori da questo palazzo, se abbiamo due biglietti da 5 euro, uno nuovo di zecca e uno sporco, strappatino, comprando il giornale o comprando un pacchetto di zecca, quale gli diamo? Forse. No, tutti e due i biglietti hanno lo stesso potere di acquisto. Che l'uomo è egoista, perché Marx ha dato una martellata in bocca da solo? Perché non ha capito che l'uomo è egoista. L'uomo prima guarda gli appannaggi suoi e poi si arrende. Allora questi delinquenti perché fanno questo? Loro creano il disastro finanziario mondiale. Pensate che solo in Europa ho calcolato alla lettera questo. Di euro hanno pompato nelle banche per cercare di tamponare il fallimento globale che avevano fatto fare alle banche europee. Questo è l'introduzione. 5 euro, 20 euro, 50 euro al carabiniere, quelli non li trovano, non ci sono. Immaginate un padre di famiglia che va dal figlio e gli dice: papà, c'ho fame, devi morire di fame. Ma come papà? Devi morire di fame. Perché i mercati hanno detto. In un bar oggi pomeriggio il signore ci ha raccontato che gli hanno fatto una contravvenzione, cioè che perché uscendo dal bar non aveva lo scontrino di 1,20 euro. Però dei mercati non si deve sapere né il nome, né il cognome, né l'indirizzo, né la banca da cui operano e questi soldi dove li hanno presi. Voi dovete far vedere, anche se avete guadagnato 50 lire che quello a Mazzetto avete vinto, questi non sono registrati, evasione fiscale, evasione fiscale, maledetti, io faccio una cambiale a te, buoni del tesoro,
uno Stato che per operare deve chiedere in soldi un prestito sul mercato libero, quando Machiavelli dice due sono le prerogative del principe, battere moneta e detenere il monopolio dell'utilizzo della forza armata. E certo, allora, la tua domanda, caro, noi siamo la colonia americana, io ho fatto la ricerca sulle basi americane, due ore di Matrix in due occasioni diverse per tentare di smantare quella mia cosa, poi alla fine hanno così, in effetti non è che sono basi, sono distaccamenti, ma sono centri. Ecco i documenti del Dipartimento di Stato americano, quelli che e questi sì, però sono basi un po' più piccole. E fai credere all'Italia che hanno solo 7 basi, sì, i comandi generali, e l'altra 100 basi, vedi che sono, ci sono, ma c'è anche l'Italia, ci mancherebbe pure che ci mettessero la bandiera cinese, siamo in Italia, andiamo a piedi, 90 bombe atomiche, 90 bombe atomiche, il popolo italiano ha votato 2 volte contro l'energia atomica. Però noi, sul nostro territorio, teniamo 90 bombe atomiche, una polveriera atomica per tutto il tempo. Non possiamo portarle via, sono cose degli altri, sono liberate. Allora chi ci libererà dai liberatori? Chi ci libererà dai liberatori? E il signor Obama viene ancora a bastonarci sulle dita. Oh, pagare i debiti, perché se no creare una, noi abbiamo creato. Delinquente, pagliaccio, marionetta al servizio della finanza internazionale cosmopolita. Presidente per conto terzo, nemmeno il direttore presidente del generale di un'associazione privata, che non puoi decidere nemmeno qual è il tuo stipendio, che te lo decidono gli altri. E tu vieni a rimproverare, ti vieni a parlare dei diritti dell'uomo. Gli Stati Uniti d'America che hanno sterminato 85 nazioni indiane, questa è la storia. Vengono a parlare dei diritti dell'uomo a noi. No, hanno sterminato 8 milioni di indiani, pelle rossa, ridotti ormai a 100 padroni di un territorio per rubargli la terra, per rubargli la ricchezza, sono selvaggi. Ma quelli stavano a casa tua. Ma quali selvaggi? Anche se erano selvaggi, ma erano diritto di stare a casa loro da selvaggi. In nome di chi è rubato? In nome di chi è terminato? Addirittura dando le coperte con il vaiolo, con le malattie infettive, per farli morire, c'è un pensate alla crisi economica del 29. Più di 10 milioni di morti di fame, migliaia e migliaia di suicidati, di gente senza la seconda guerra mondiale, senza il tempo ormai, che anche a loro avevano generato. Quindi la tua domanda, in effetti portava già la risposta, dipende da noi, perché io non mi meraviglio, scuso di questo provvisto, ma non mi meraviglio di niente che è detto, e fai il suo cuore, come fa a meravigliarsi di uno per questo, lui lo prende in quello, io mi meraviglio di chi accetta di permettere al delinquente di continuare a esercitare impunemente la professione di delinquente. Ecco che non è. Quello è il delinquente penso a lui. Ti rapina, ti riduce in povertà, si vende quello che è il patrimonio di una nazione, come se fosse il bene di nessuno. E qui do anche la risposta a lui. Perché questo è il punto. Cosa pubblica? Resta pubblica.
i cetacei ne fecero un deserto e lo chiamarono pace. Prima di ringraziare, vi ricordo che chiunque volesse acquistare il testo può farlo.